Gianni Colacione per Libri TV, 14 dicembre 2014, siamo ormai alla fine, alla conclusione del congresso dell'assemblea dell'Associazione Radicali Roma, della dodicesima assemblea se non sbaglio, e siamo in compagnia di Alessandro Capriccioli che è neoeletto segretario dell'associazione. È un congresso a cui ho partecipato di persona come iscritto e che ha visto una sorta di concorrenza tra due visioni, ci sono state due mozioni, due candidati, secondo me è stata la sublimazione di un percorso democratico, ma io voglio dare subito la parola, complimentandomi con lui, ad Alessandro, per ovviamente i primi commenti a caldo su questo appunto nuovo incarico. Beh no, come hai detto tu, c'erano due mozioni, c'erano due impostazioni diverse, questo come diciamo spesso è una ricchezza, no? Nel senso che si contrappongono in senso positivo due visioni e niente, il commento a caldo è che da domani c'è da lavorare, bisogna lavorare e bisogna lavorare soprattutto alla luce del momento che attraversa la città. Alessandro, tra gli argomenti che sono stati oggetto di questo congresso c'è stato un po' che forse hanno fatto anche un po' il discrimine tra queste due visioni operative, c'è stata la presenza degli eletti radicali nella lista civica Marino, Davide Tutino per il Consiglio Municipale di Roma 7 ed ovviamente Riccardo Maggi in Campidoglio. Ecco, il rapporto con essi, quindi il rapporto dell'associazione con essi, come supporto, come ispirazione, come appoggio e così via, è stata una cosa che è stato oggetto del dibattito. Tu come la vedi? Come l'associazione si deve rapportare a, come supporto? Dici qual è la tua idea. Beh, intanto la mia idea è che ovviamente l'associazione deve fungere da supporto all'eletto, l'eletto deve fungere da supporto all'associazione, che è diciamo, un'affermazione generica. Dopodiché, secondo me il punto più importante è la differenza di ruolo che c'è fra queste due realtà, cioè gli strumenti che servono e che bisogna adoperare per proprio gli strumenti politici sono diversi e quindi io credo che l'associazione debba sviluppare poi delle interlocuzioni e dei rapporti politici a prescindere da quello che fa l'eletto, sia pure in sinergia con quello che fa l'eletto. È un rapporto complesso che noi non abbiamo mai avuto, diciamo, almeno nella mia esperienza non mi è mai capitato di dover affrontare né gestire. Credo che vada migliorato, perché lasciare all'eletto soltanto alcuni rapporti istituzionali e politici che lui deve svolgere in un certo modo perché c'è il ruolo che c'ha, lasciarglieli del tutto secondo me non va bene, e è possibile anche che dal punto di vista dell'associazione ancora alcune interlocuzioni si possano declinare in modo come dire anche più duro rispetto a quello che l'eletto può fare. Io credo che siano due ruoli complementari ma diversi e credo che l'autonomia dell'associazione rispetto all'interlocuzione politica e rispetto all'interlocuzione politica che poi compie l'eletto sia essenziale. Se si riesce a farla si costruisce qualche cosa, altrimenti finisce che uno diventa un appendice dell'altro e cioè un comitato elettorale, e questa è una cosa che non va bene né per l'associazione né per Riccardo. Alessandro, rapidamente volevo farti due domande. Una riguarda l'intervento che c'è stato di Marco Pannella, che è stato un intervento fiume, come di suo solito, peraltro non ha dato alcun segno di stanchezza dopo aver fatto un weekend in cui è saltato da Teramo a Napoli e poi è venuto a Roma, insomma, quindi volevo sapere un pochino cosa ne pensassi, un intervento che si può sentire ovviamente su Radio Radicale, e poi due parole, purtroppo non sono più presenti, sennò avrei interpellato loro direttamente, sul presidente che è stato eletto, Demetrio Bagaro, e la tesoriera che è Michela Di Michele. Guarda, sull'intervento di Pannella è stato un intervento fiume, non più di tanto, perché poi avevamo i tempi contingentati e quindi è toccato a me, perché fino a quel momento presiedevo l'assemblea, l'onere e l'onore, diciamo, a questo punto di ricordare a Marco che i tempi erano serrati, per cui insomma è stato un intervento fiume, non più di tanto, un intervento poi, come spesso capita, un po' critico nei miei confronti, ma insomma a questo che siamo abituati e fa parte della nostra dialettica, diciamo, in qualche modo. E Demetrio Bagaro, insomma, non spetta a me presentarlo, è stato segretario dell'associazione,
una persona che in qualche modo rappresenta i valori in cui crediamo, è una persona che ama le regole, come ha detto lui in fase di accettazione della candidatura, e che secondo me sarà uno straordinario presidente proprio per le doti di equilibrio che lo contraddistinguono. Michela Di Michele è una militante, fra virgolette, nuova, è arrivata da poco. Io l'ho proposta, l'ho candidata io alla carica di tesoriere perché mi sembra che sia una persona molto in gamba, che dire così è una cosa generica, una persona molto preparata e soprattutto, come ho detto nel mio intervento, contrariamente magari ad altri, in primo luogo me, che sono un pochino più logorroico, che parla poco, ma tutte le volte che l'ho sentita parlare l'ha fatto sempre in modo molto preciso, con delle opinioni consolidate da ragionamenti molto stringenti. Io ho molta fiducia che Michela sarà un ottimo tesoriere e spero e sono sicuro che il trio, come dire, funzioni. Perfetto, a questo punto non mi resta che augurare buon lavoro ad Alessandro Capriccioli, neo segretario dell'Associazione Radicali Roma. Grazie Grazie. ancora.